Buongiorno a tutti. Prendiamo la nostra conversazione quotidiana. Prima di cominciare, volevo approfittarne per dire una cosa. Cambieremo da domani, a partire da domani cambieremo l'orario, per non sovrapporci a altre cose, altre lezioni, anche altre iniziative. L'orario da partire da domani sarà alle 6 del pomeriggio, quindi segnatevi, sarà alle 6 del pomeriggio. Poi lo comunicheremo, però insomma, intanto ve lo anticipo. Prima di cominciare la lezione, come stiamo facendo da qualche giorno, cominciamo con una tefillà. Partecipiamo tutti a questa tefillà collettiva per la guarigione delle persone che non stanno bene, per che Dio ci salvi da questa situazione difficile. Leggiamo come al solito due salmi, il Salmo 20 e il Salmo 121. Cominciamo col Salmo 20. Lam natsiach mizmor David, yancha Adonai beyom tsarayeh, sagevcha Hashem Eloi Yaakov, ishlach ezrecha mikodesh umitzion isadeka, iskor kol minchotecha veolatecha yedashne selam, iten lecha kilbavecha vechol atzatecha yemaleh, nerannena bishuatecha ushem Eloheinu nigol, yemaleh Adonai kol mishalotecha, ata yadati ki yoshi Adonai meshichom, יענה ומשמע קדשו בגבורות ישע ימינו, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. המה קראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. אדוני יושיע המלך יעננו ביום קוראנו. שיר למעלות, אשא עיני אל הערים, מה יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יככה, וירח בלילה. אדוני שמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני שמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. Che Hashem ascolti le nostre preghiere. Bene, lezione di oggi. La lezione è una seconda puntata, in realtà, una seconda puntata della lezione che abbiamo fatto ieri. Ieri abbiamo fatto una lezione di questo tipo, ci siamo chiesti che senso ha il sacrificio oggi. Che senso ha per noi uomini moderni, per noi uomini per cui il sacrificio è qualcosa che ci dà, l'idea stessa del sacrificio ci dà molto fastidio. Quindi l'idea di quello che succedeva nel Beit HaMikdash, insomma, non è nelle nostre corde. E quindi tentiamo di capire che cosa ci dice oggi, cosa ci dice a noi uomini del 2020 o del 5780. Ieri abbiamo dato, lo so, ieri, in realtà, venerdì abbiamo dato delle risposte, abbiamo provato a dare alcune risposte basandoci soprattutto su una lezione di Rav Avigdor Nevenzal. Adesso vorrei dare delle altre risposte complementari a quelle che abbiamo dato, e forse in alcuni casi che ripetono, ma da un altro punto di vista, quelle che abbiamo dato. Le risposte le prendo da due commentatori contemporanei, da due rabbini contemporanei, uno Rav Shlomo Rischin e l'altro, un commentatore che abbiamo già citato più volte, che è Rav Jonathan Sacks, molto noto, ex rabbino capo d'Inghilterra, personaggio molto noto, intellettuale molto noto. Cominciamo con una cosa che riporta Rav Rischin. Rav Rischin riporta uno strano midrash. Un strano midrash che riguarda una parola che compare
nella parasha di Vayikra a proposito dei sacrifici. La parola che compare è una parola inutile in realtà, una parola che potrebbe benissimo non comparire nel verso, è la parola Mikkem. Da voi, letteralmente, quando una persona porterà un sacrificio da voi. Il Midrash dice, da qui si impara che chi dice 100 berachot, 100 benedizioni al giorno, è come se portasse un sacrificio, è come se portasse un sacrificio sull'altare, nel Bet HaMikdash, eccetera, eccetera. Bene, come mai tira fuori questa roba delle berachot? Che senso hanno le berachot? Cosa c'entrano le berachot col sacrificio? Tanto per cominciare, diamo una spiegazione tecnica. La spiegazione tecnica è che il Midrash gioca sulla parola Mikkem e sul valore numerico, sulla gematria della parola Mikkem. Qual è la gematria della parola Mikkem? È 100. Mikkem è uguale 100. Da un punto di vista del valore numerico della parola è uguale 100. Quindi, cosa dice il Midrash? 100? Che cosa sono 100? Sono i 100 berachot. Sapete che secondo i nostri Chachamim noi dovremmo fare circa 100 berachot al giorno. Lo si impara da varie cose, non voglio entrare nel particolare, però si dovrebbero fare 100 berachot al giorno. In realtà ci riusciamo se facciamo tutte le berachot che la tradizione ebraica ci prescrive di fare ogni giorno, arriviamo a fare 100 berachot. Bene, però la domanda sostanziale, ma cosa c'entrano le berachot con il sacrificio? Che rapporto c'è fra Berachot e sacrificio? Beh, per capirlo dovremmo capire, dovremmo tentare di capire che cos'è una Beracha, a cosa serve una Beracha, perché noi facciamo una Beracha. Ora, ci sono varie spiegazioni su perché facciamo una Beracha. C'è una spiegazione molto nota, che è quella che la Beracha è un modo di ringraziare Dio di ciò che ci ha dato. Dio ci dà da mangiare, Dio ci dà una serie di cose. Noi con la Berachah lo ringraziamo di ciò che ci dà. Noi in qualche modo riconosciamo che il mondo non ci appartiene, che appartiene a Dio, e quindi ringraziamo di qualcosa che non ci appartiene, che ci viene donato senza che ci appartenga. Questa è una spiegazione, però c'è una spiegazione molto particolare che dà un grande maestro medievale, che è Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi dice una cosa stranissima. Dice che noi facciamo una berachà per godere del cibo che mangiamo, che senza berachà noi non godremmo del cibo che mangiamo. Che vuol dire? Beh, Yehuda Halevi fa un esempio per spiegarlo. L'esempio è questo. Una persona è ubriaca, c'è una persona ubriaca a cui vengono dati dei cibi. Cibi buoni, particolarmente buoni. E questa persona mangia. Quando la persona smette di essere ubriaca, insomma, si riprende dalla sua ubriachezza, a un certo punto gli dicono: guarda, ti abbiamo dato questo cibo, quest'altro cibo, eccetera, eccetera. E lui dice: non me ne sono neanche accorto. Peccato, perché erano cibi che mi piacevano, però purtroppo non me ne sono accorto e quindi non ho potuto godere del cibo. Che vuol dire questo? Che cosa sta dicendo Yehuda Halevi? Quello che sta dicendo Yehuda Halevi è che noi per godere di qualcosa dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo prendendo, stiamo mangiando. Per godere di un cibo non dobbiamo essere consapevoli di cos'è quel cibo. Non basta metterlo in bocca, noi dobbiamo essere consapevoli di cos'è quel cibo. Bene, fare una berachà fa in modo che noi ci rendiamo conto di ciò che stiamo facendo. Nel momento in cui facciamo una berachà, dobbiamo decidere se su quel cibo facciamo borebi nemezo noto, sheakol niabidvaro, borebi yadama, non sappiamo che quel cibo è un biscotto, è un bicchiere d'acqua o è un frutto. Ce ne rendiamo conto, altrimenti non ce ne rendiamo conto. Ma se non ce ne rendiamo conto, in realtà, paradossalmente, non riusciamo neanche a godere del cibo che stiamo mangiando. Bene, l'idea che c'è alla base di quello che dice Yehuda Halevi è questa, è l'idea di consapevolezza. La Berachà ci rende consapevoli di ciò che facciamo,
ci dà una consapevolezza particolare di ciò che facciamo. Questa è l'interpretazione di Udalari. Dopodiché c'è un altro Midrash. C'è un altro Midrash in cui vengono messe in contrapposizione, in contraddizione, due versi. I due versi sono un verso che dice: L'Hashem ha Aretz Umlaa, a Dio appartiene la terra e ciò che è in essa. E un altro verso molto noto, un verso che diciamo nell'Allel, che dice: Ashamaim shamaim l'Hashem, ve'ares natan livnei Adam. Il cielo appartiene a Dio e la terra è stata data all'uomo. I due versi si contraddicono. Da una parte c'è scritto che la terra è di Dio, dall'altra parte c'è scritto che la terra è stata data all'uomo. Cosa vuol dire? La terra è di Dio o la terra è stata data all'uomo? Bene, Rav Riskin porta un'interpretazione di questi due versi che dà Rav Aaron Soloveitchik e dice questo. Cosa dice il secondo verso? Il secondo verso è un verso in cui vengono contrapposte cielo e terra. Il cielo Dio, il cielo appartiene a Dio, la terra appartiene all'uomo. Cosa c'è in quel verso in realtà? In quel verso c'è una netta divisione fra il mondo di Dio e il mondo dell'uomo. Il mondo di Dio è il cielo, il mondo dell'uomo è la terra. Il mondo di Dio è lo spirito, il mondo dell'uomo è la materia. C'è una netta contrapposizione fra uomo, mondo umano e mondo divino. Che cosa invece noi, a che cosa noi dobbiamo aspirare? Beh, noi dobbiamo aspirare al fatto che questa contraddizione non ci sia. Non c'è una contrapposizione fra mondo umano e mondo divino. Non c'è un muro che divide l'uomo da Dio. Dio e l'uomo sono strettamente collegati. Però, attenzione, questo muro può esserci. E allora noi dobbiamo fare in modo, con le nostre azioni, che questo muro cada. In che modo si fa in modo che questo muro cada? Beh, il passo del Talmud che cita quei due versi dice attraverso una berachà. Quando io faccio una berachà, che cosa sto facendo? Sto collegando mondo umano e mondo divino. Sto mettendo insieme i due mondi. Il mondo umano e il mondo divino non sono più separati. Io sto mangiando un biscotto, mondo umano, ma faccio una berachà e collego questo atto materiale, normale, quotidiano con Kadosh Baruch Hu, con Dio. Questa è una berachà. La berachà fa cadere il muro, la berachà toglie la differenza, toglie la separazione fra mondo umano e mondo divino. Questo è fare una berachà, ma questo è anche il Corban. Questo è anche il sacrificio. Che cos'è un Corban? La parola Korban deriva dalla stessa radice di Karov, cioè di vicino. Che cos'è un Korban? Un Korban è un modo di avvicinare l'uomo a Dio, Dio all'uomo. Questo è il Korban. Quindi, da questo punto di vista, le Berachot sono simili a un Korban. Da questo punto di vista, le Berachot servono a togliere il muro di separazione, a collegare cielo e terra, a stabilire il collegamento fra uomo e Dio, a fare in modo che non ci sia una netta separazione da una parte il mondo dell'uomo, dall'altra parte il mondo di Dio. E quindi le Berachot raggiungono lo stesso risultato del Corban. E quindi lo stranissimo Midrash che dice: chi dice 100 Berachot al giorno sta in qualche modo presentando un corban, sta in qualche modo presentando un sacrificio, non dice una cosa così fuori dal mondo, non dice una cosa così folle. In realtà sta cogliendo uno dei significati fondamentali del corban: togliere il muro, far cadere il muro che ci separa da Dio, creare un rapporto molto intimo fra uomo e Dio. Questa è la spiegazione che dà Rav Riskin basandosi su questi due midrashim. Voglio portarvi adesso una seconda interpretazione. La seconda interpretazione la dà Rav Jonathan Sacks. Rav Jonathan Sacks
scrive una lezione sulla parasha di Tzav, questa parasha di questa settimana, in cui si pone la domanda che ci stiamo ponendo noi da un paio di lezioni: che senso ha il sacrificio? Lui porta, dice che è un argomento di cui si sono occupati un po' tutti, si sono occupati anche antropologi, psicologi, eccetera, eccetera. E lui dice che però in realtà queste varie interpretazioni hanno un difetto. Il difetto è che queste interpretazioni non tengono conto della cultura di partenza. Insomma, tentano di dare un'interpretazione generalizzata dei sacrifici di qualunque popolo, che siano i babilonesi, che siano gli ebrei, che siano i romani, secondo loro il sacrificio ha lo stesso significato. Non è così. Non è uguale. Il significato cambia a seconda della cultura di partenza. Il sacrificio ebraico non è il sacrificio babilonese, è completamente diverso, ha un significato completamente diverso. Bene, qual è il significato? Eusachs dice che per capire il sacrificio ebraico dobbiamo capire un elemento fondamentale dell'ebraismo. Qual è l'elemento fondamentale dell'ebraismo? Secondo Rav Sacks, un elemento fondamentale dell'ebraismo è l'idea di Ahava, cioè l'idea di amore. Nell'ebraismo si insiste moltissimo sull'amore. Lo Shema comincia dicendo: Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha uchol nafshecha uchol me'odecha. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza. Noi abbiamo una famosissima mitzvah della Torah, che è quella di amare il prossimo. Ve'ahavta le'recha kamocha, amerai il prossimo tuo come te stesso. Sull'amore si insiste moltissimo nella tradizione ebraica. Bene, però come si esprime l'amore? In che modo noi esprimiamo l'amore? Eusachs nota una similitudine fra la parola, la radice della parola del verbo amare e la radice del verbo dare. Amare si dice Aleph, Hei, Bet, Av, dare, Yahav, non è la radice classica, però è un modo di dire dare. Molto simile, sentite che è molto simile. Perché? Perché in che modo si esprime l'amore verso qualcuno? L'amore verso qualcuno si esprime dandogli qualcosa. L'amore verso qualcuno si esprime facendogli un dono, dandogli qualcosa di noi stessi e dandogli attenzione, qualcosa di importante. Più amiamo una persona, più siamo disposti a dare a questa persona qualcosa di importante che ci appartiene. Che cos'è amare? In che modo si ama? Beh, si ama facendo dei sacrifici, paradossalmente, dando all'altro qualcosa di importante che ci appartiene, rinunciando a qualcosa di importante. In questo modo noi esprimiamo il nostro amore. Attenzione, questo vale per l'amore verso Dio, questo vale per l'amore verso le persone. Persone possono essere persone molto diverse, può essere il nostro coniuge, nostra moglie, il nostro marito, possono essere in maniera straordinaria i nostri figli. Noi facciamo moltissimi sacrifici, diamo moltissimo ai nostri figli e facciamo dei sacrifici per i nostri figli. Ed è questo il modo di esprimere il nostro amore. Noi esprimiamo il nostro amore dando qualcosa di noi stessi, rinunciando a qualcosa. Questo è il modo di esprimere il nostro amore. Il sacrificio è questo, il sacrificio è dare qualcosa di importante per qualcosa che amiamo. Attenzione, questo vale per le persone, ma vale anche per le idee. Noi siamo disposti a sacrificare qualcosa che ci appartiene per qualcosa in cui crediamo. La storia ebraica è piena
di ebrei che hanno sacrificato i loro beni per qualcosa in cui credevano, per osservare lo Shabbat, per salvare altre persone, per aiutare altre persone, per fare qualcosa in cui credevano. Nel momento in cui noi crediamo in qualcosa, siamo disposti anche a dare qualcosa. Anzi, è il modo di esprimere il nostro amore per questo qualcosa. Vorrei raccontarvi una cosa che c'entra e non c'entra, nel senso che non è sicuramente data da motivazioni religiose, però secondo me conserva in sé una profonda motivazione religiosa. È una cosa che una volta lessi, che riguarda un ebreo sicuramente non religioso, un ebreo decisamente laico, uno degli eroi della resistenza italiana, della resistenza contro il fascismo. Quest'uomo era un ebreo fiorentino che era Carlo Rosselli. Carlo Rosselli organizzò durante il fascismo una cosa molto particolare. Mandò un aereo su Milano e lanciò dei volantini antifascisti su Piazza Duomo. Prese l'aereo, comprò un aereo, prese una persona che era disposta a fare questa cosa e fece questa azione, che fu un'azione spettacolare, di Piazza Duomo invasa da volantini antifascisti, in pieno regime. Questa cosa costò a Rosselli una quantità di soldi incredibile, la cosa gli costò moltissimo. Qualcuno chiese a Rosselli: ma ne valeva la pena? Valeva la pena spendere tutti questi soldi per fare una cosa del genere? I soldi li mise lui, li mise di tasca propria. E Rosselli rispose: certo, se si crede in qualcosa, bisogna essere disposti a metterci il proprio denaro. Nel momento in cui si crede a qualcosa, bisogna essere disposti a sacrificare i propri beni per questa cosa. Rosselli, non so se se ne sia reso conto, non lo so, ma stava facendo una citazione dalla Torah. La citazione dalla Torah è una citazione di un brano che conosciamo tutti ed è lo Shema. Lo Shema comincia con queste parole: Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavcha uchol nafshecha uchol me'odecha. E amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua persona e con tutto il tuo me'od, che noi traduciamo normalmente con tutte le tue forze. Però i Chachamim interpretano questa cosa non con forze, sulla base di varie cose, lasciamo perdere su quale base, interpretano questo Bechol Me'odecha con tutto il tuo denaro. Tu devi amare Dio con tutto il tuo denaro. Cioè, per amore verso Dio, devi essere disposto a sacrificare il tuo denaro. Rosselli lo ha detto in maniera laica, ma in realtà stava dicendo qualcosa che aveva molto a che fare con la tradizione religiosa ebraica, con quella che forse la tefillah che più di ogni altro esprime questa tradizione religiosa, che è lo Shema Israel. Bene, che cos'è un sacrificio? Dice Rav Jonathan Sacks. Un sacrificio è esattamente questo, un sacrificio è la disponibilità a sacrificare qualcosa per qualcun altro, per Dio, per l'uomo, per i propri figli, per la propria famiglia. Si è disposti a fare tutto questo, si è disposti a sacrificare qualcosa ed è questo il modo di esprimere il nostro amore. Bene. Il sacrificio è attuale oggi. È attuale fare un sacrificio oggi. Sacks dice: forse non è mai stato attuale come oggi. Perché? Perché noi viviamo in una società fortemente individualista. Noi viviamo in una società in cui
ci viene comunicato come ideale l'autoaffermazione, l'affermazione di noi stessi. Questa storia, questo modo di pensare ha una lunga storia, una storia nella storia delle idee, una storia che risale a pensatori occidentali. Attenzione, non è che la nostra società ci dice di non occuparsi del prossimo, ma mette l'accento sull'individuo, mette l'accento in maniera molto forte sull'individuo, dopodiché nessuno ci criticherà se ci occupiamo del prossimo, anzi magari ci loderanno se ci occupiamo del prossimo, ma in realtà l'accento messo dalla nostra società, per esempio quando parliamo del nostro lavoro, quando parliamo dei nostri affari, eccetera, eccetera, è sull'individuo, è sull'importanza dell'individuo e della promozione dell'individuo. Per questo motivo, noi viviamo in una società, per esempio, in cui è in crisi un'istituzione fondamentale della società che è la famiglia. Perché? Perché la famiglia in realtà può esistere soltanto se c'è l'idea di occuparsi degli altri. C'è l'ex rabbino capo d'Inghilterra, quello che precede Jonathan Sacks, che Immanuel Jacobovic, Lord Immanuel Jacobovic, che una volta disse una cosa del genere, disse che i Chachamim paragonano il matrimonio al Mizbeach, paragonano il matrimonio all'altare e al Beit HaMikdash. Che rapporto c'è fra matrimonio e Beit HaMikdash? Risposta è che in tutti e due i casi ci sono dei sacrifici. Sia nel Beit HaMikdash che nel matrimonio ci sono dei sacrifici. Perché? Perché il matrimonio si fonda sul fatto che io mi occupo degli altri prima che di me stesso. Mi occupo del prossimo, della moglie, del marito, dei figli prima che di me stesso. Questo è l'elemento fondamentale del matrimonio. Matrimonio è basato sull'idea di sacrificio, come l'abbiamo inteso noi. Volevo concludere con una cosa che dice, ritornare a una cosa che dice Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi dice una cosa che riguarda la sua epoca, e dice che ci sono moltissimi ebrei che hanno continuato a rimanere ebrei, hanno mantenuto il proprio ebraismo pur in presenza di difficoltà enormi, enormi. Questi ebrei avrebbero avuto un modo abbastanza semplice di vivere una vita molto tranquilla, addirittura una vita prospera, senza problemi, semplicemente lasciando perdere, semplicemente abbandonando l'ebraismo, semplicemente convertendosi a un'altra religione, che era quello che gli veniva chiesto, per esempio, in casi di persecuzione. Pensiamo, per esempio, alle crociate. Yehuda Halevi vive subito dopo la prima crociata. E dice, però non l'hanno fatto. Non l'hanno fatto e noi siamo ancora qui. Sacks commenta quello che dice Yehuda Halevi dicendo, beh, forse noi siamo ancora qui proprio perché non lo hanno fatto, perché sono stati disposti a sacrificare qualcosa di se stessi, il loro benessere, la loro vita semplice per vivere la vita ebraica. Proprio questo ha rafforzato quella vita, ha rafforzato la vita ebraica e ha dato un senso maggiore a quella vita. Credo che questo sia un insegnamento molto importante, sia un insegnamento molto importante per tutti noi. L'insegnamento molto importante è che noi dobbiamo essere capaci di vivere per noi stessi, ma anche per gli altri, ma anche per qualcos'altro, ma anche per qualcosa di più alto. Questo è l'elemento fondamentale di tutta la tradizione ebraica. Noi non viviamo semplicemente per noi stessi, noi viviamo per qualcosa di più alto. Finisco con una citazione che ho già fatto. Il verso dei Teilim che ho citato un po' di tempo fa, pochi minuti fa, che dice: Ashamayim shamayim l'Hashem va'aretz natan livnei adam. La terra,
Il cielo appartiene a Dio e la terra è stata data all'uomo. Viene interpretato da un grande maestro del hasidismo, che è lo Sfat Emet, in questo modo: la terra è stata data all'uomo per fare della terra cielo. È un obiettivo un po' ambizioso, un po' grande, però credo che in qualche modo rappresenti quello che la tradizione ebraica ha tentato di fare in tutta la sua storia. Grazie di avermi ascoltato. Ci rivediamo domani, non a quest'ora, alle 6 del pomeriggio. Cambiamo l'orario. Spero tutti quanti possiate, spero di non crearvi problemi, però cambiamo orario e ci rivediamo alle 6 del pomeriggio. Auguro a tutti una giornata tranquilla, una giornata felice, una giornata di pace per tutti noi, una giornata di refuah, di guarigione per tutti i malati. E che Dio ci faccia uscire presto da questa situazione difficile. Shalom a tutti.